La città è l'habitat perfetto per un'auto ibrida. È una macchina piccola e l'auto perfetta per la città. Un'ibrida come la Toyota Yaris, quindi, sulla carta è la soluzione ideale per muoversi nel traffico di tutti i giorni. Si è anche rinnovata da poco con questo restyling. Un buon motivo per fare un bel video del perché comprarla e perché no. Fuori com'è? Dopo 3 anni quasi tutti i modelli vengono aggiornati e per la Yaris questa specie di regola non scritta non ha portato stravolgimenti. Resta un'utilitaria meno rivoluzionaria che in passato perché non è la più corta e spaziosa fra le concorrenti, ma con i nuovi fari anteriori e posteriori dà l'impressione di essere una macchina di categoria superiore. Con la versione ibrida che non si differenzia più esteticamente dalle altre motorizzazioni. La carrozzeria è lunga quasi 4 metri e diciamo quadrata nelle proporzioni. Il frontale è più arrotondato rispetto a prima, con tante linee e cromature che movimentano il tutto, mentre il paraurti posteriore fa sembrare più inclinata la coda, che è anche meno geometrica. È spaziosa? Non c'è male. Dentro di centimetri ce n'è abbastanza, sia per le persone che per i bagagli. Il vano di carico non è il più grande della categoria, ma nemmeno il più piccolo. Si parte da 286 litri anche sulla versione ibrida, che non è sacrificata perché le batterie di trazione sono sotto il divanetto. La forma del bagagliaio è bella squadrata, i rivestimenti sono robusti e di serie c'è il kit di riparazione pneumatici. Abbattendo gli schienali si forma un gradino perché non c'è una mensola che rende piatta la superficie di carico. Salire a bordo con la carrozzeria a 5 porte è facile perché l'apertura è ampia e i sedili sono alla giusta altezza. Lo spazio a disposizione è buono anche per i più alti. Si viaggia comodi in due e chi siede al centro deve solo rinunciare a un po' di spazio per i piedi rispetto alle Yaris normali per via del pacco batterie. Il pavimento però è bello piatto. E la qualità? Non esistono più le utilitarie di una volta. Lo dico spesso nelle mie videoprove perché anche dentro le auto piccole come questa giapponese trasmettono una sensazione di ben fatto. Per intenderci non ci sono lussuosità, ma l'abitacolo sembra robusto. Bello il materiale morbido della parte centrale della plancia e anche le plastiche più rigide sono piacevoli al tatto. I sedili degli allestimenti più ricchi poi sono comodi anche dopo molte ore al volante. E quando è il momento di svuotarsi le tasche, nessun problema! La dotazione di serie della ibrida è discreta sugli allestimenti base, molto completa su quelli più ricchi. Di serie, ad esempio, ci sono vetri e specchietti elettrici, 7 airbag, controllo di stabilità e garanzia di 5 anni o 100.000 km sulle parti ibride. Con il clima automatico bizona, la telecamera posteriore, il volante in pelle e il sistema di infotainment compresi a partire dal livello intermedio Active. Come funziona il navigatore? Lo schermo touch da 7 pollici è stato aggiornato, con grafiche più definite e una logica di funzionamento più moderna. Si va da un computer di bordo completo a un menu della sezione audio intuitivo, con ai lati del display i tasti fisici, per passare subito da una funzione all'altra. Le mappe sono ben leggibili, segnalano bene il traffico e caricano i dati abbastanza velocemente. Ogni tanto però il percorso suggerito non è il migliore. Ci sono poi i tasti al volante per telefonare. In città come va? Come il parmigiano sulla pasta. Come si dice, la morte è sua. È davvero una pacchia da guidare nel traffico. Si parte sempre con il motore elettrico, in perfetto silenzio, e se si è attenti con l'acceleratore, il motore a benzina può restare spento fino a 70 all'ora. Affondando sull'acceleratore, comunque, i due motori danno il massimo e lo scatto non è male. E c'è un altro vantaggio della trazione elettrica, il parcheggio. Le manovre sono sempre dolci e fluide, con il cambio automatico epicicloidale velocissimo nel passare da marcia avanti a retro. E c'è anche la retrocamera per controllare gli ingombri a richiesta. La visibilità in movimento è ottima, come anche la percezione degli ingombri nelle strade strette. E sulle versioni con le ruote da 16 pollici le sospensioni sono un po' rigide, meglio quindi scegliere i cerchi da 15. È bella da guidare? La taratura dell'assetto però ha il suo perché quando iniziano le curve ed è perfettamente in linea con la filosofia dell'ibrido che gioca molto sul mantenere l'energia cinetica che si ha in movimento, rallentando o anche frenando ma dolcemente per ricaricare le batterie e utilizzare l'energia quando serve senza dover accendere il motore a benzina e quindi consumando e inquinando meno. Ecco perché la Yaris è piatta in curva, per tenere bene la strada visto che chi guida è portato a far scorrere la macchina. Ha anche un bello sterzo, diretto e preciso.
Le prestazioni dei 100 cavalli complessivi, 75 del motore a benzina, sono giuste, nel senso che si vorrebbe qualcosa in più in certi sorpassi, magari in autostrada, ma la spinta è superiore alla media dei piccoli motori a benzina, anche a pieno carico o in salita. Basta abituarsi a non affondare sul pedale del gas e lasciar andare via la macchina con la coppia dei due motori, tenendo il piede destro costante sul pedale. Meglio ancora scegliendo la modalità di guida normale, perché in eco la risposta dei motori non è tanto reattiva e a quel punto anche la rumorosità meccanica rimane bassa, c'è solo qualche fruscio a velocità autostradale. Insomma, è una cittadina perfetta, ma non se la cava male anche nei viaggi un po' più lunghi. Quanto consuma? Vi dico solo che nel peggiore dei casi farete 16 km con un litro, e cioè tenendo per centinaia di chilometri i 130 all'ora in autostrada, si sta su medie di 6 litri su 100 km. In tutte le altre situazioni, città ma anche statali o strade di montagna, si oscilla fra i 4,5 e i 5,5 litri su 100 km, facendo tranquillamente più di 20 km con un litro di benzina. Quanto costa? Con le promozioni la Yaris ibrida scende sotto i 15.500 euro per arrivare a 20.000 nell'allestimento top di gamma. Una 1000 a benzina in offerta ha un listino base di meno di 11.000 euro. Una 1400 diesel non supera i 13.500. Difetti? Il cruise control non si può avere su tutte le versioni, peccato. E il viva voce in Bluetooth ha un po' di eco, un po' di rimbombo. Sull'ibrida poi, affondando sull'acceleratore, il motore sale di giri come sugli scooter. Bisogna abituarsi a guidare diversamente, lasciandola scivolare via in relax, magari anche andando veloce, ma con il piede costante. È uno stile di guida che può non piacere a tutti, quindi prima di comprarla provatela bene. Qual è la versione migliore? Proprio l'ibrida, visto che all'effetto frullatore che vi ho appena raccontato ci si abitua in fretta e dopo è una goduria poter guidare senza stress e consumando poco, scegliendo l'allestimento intermedio Active. Se fate molta autostrada, comunque meglio il motore 1400 turbo diesel. La consiglieresti? La Yaris è una delle auto piccole più complete e spaziose e con la motorizzazione ibrida è praticamente imbattibile in città. Insomma, si adatta un po' a tutte le esigenze come ci si aspetta da un'utilitaria. Può andare bene come prima auto per i giovani o per piccole famiglie o come seconda auto da buttare nel traffico. Ecco perché è una delle più vendute in assoluto, assieme a rivali come la Renault Clio, la Ford Fiesta, la Volkswagen Polo o la Peugeot 208. E non le ho citate tutte le utilitarie. Per sapere quali altre alternative ci sono, navigate sul nostro Trovauto, sul nostro listino. E iscrivetevi anche al nostro canale YouTube. Dai, grazie.